17enne aggredito e derubato del portafogli ieri pomeriggio nella centralissima piazza Grimoldi a Como. Il giovane, da quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stato picchiato da un gruppo numeroso di ragazzi che poi si sono dileguati lasciandolo a terra. Un passante, notandolo, ha chiamato i soccorsi. Ferito, fortunatamente in modo non grave, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Utili potrebbero risultare le immagini della videosorveglianza privata presente in zona. Chiunque avesse visto qualcosa può rivolgersi al comando della polizia locale di Como in viale Innocenzo. Ogni informazione può essere utile alle indagini. Si presenta a casa dell'ex compagna, picchia la suocera e danneggia un'auto. 22enne ghanese arrestato per lesioni aggravate e denunciato per danneggiamento. L'episodio ieri intorno alle 13 in un condominio della città dove era stata segnalata una violenta lite. Sul posto una volante della polizia che ha poi trovato il ragazzo nel cortile interno del palazzo seduto su una panchina seminudo. Da quanto è stato ricostruito, il 22enne era andato dall'ex compagna, dalla quale aveva avuto una figlia, per vedere la bambina. Si era presentato sotto casa e aveva iniziato a urlare. La suocera, scesa per incontrarlo, per tutta risposta è stata aggredita. Accompagnata in ospedale, è stata dimessa con prognosi di 21 giorni. L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per danneggiamento perché era salito sul tettuccio della propria auto e aveva iniziato a saltare. Picchiato da due ragazzi che sono stati rintracciati e denunciati. Una volante della Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina alle 9.30 circa in un bar di via Venturino su segnalazione di un giovane che aveva dichiarato di essere stato malmenato. Il ragazzo, dopo essere stato visitato dal personale del 118, ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da un giovane che, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo aveva insultato e aveva cercato di trattenerlo colpendolo al volto. Il malcapitato, una volta uscito, all'esterno si è trovato di fronte a un gruppetto di 5 persone. Inutile il tentativo di darsi alla fuga. In due lo hanno inseguito e lo hanno fatto cadere, quindi lo hanno colpito. Gli agenti, dopo aver visto i video del locale, hanno riconosciuto gli autori dell'aggressione, già noti alle forze dell'ordine, li hanno raggiunti a casa e poi accompagnati in questura, dove sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso.